io non voglio assolutamente utilizzare questi numeri per dire che le cose vanno bene. È proprio perché si celebravano questi numeri che la gente non ha più capito chi governava prima. Anche quel numero, cattivo, buono che sia, è un numero che ha dentro ancora troppo precariato, troppi contratti a pochi giorni e troppo sfruttamento delle persone. Quindi possiamo celebrare un numero, ma la gente non ci capirà. Oppure dire, va bene quel numero, ma c'è tanto da fare, rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a lavorare per dare lavoro stabile, contratti a tempo indeterminato. E infatti nella legge di bilancio ci saranno incentivi per le aziende che assumono a contratto indeterminato. La Panella le chiede come convincete le imprese a fare i contratti a tempo indeterminato, in che modo, le chiede la Panella da studio. Più assumi, meno paghi. È un progetto che stiamo portando avanti, che è quello che abbiamo sempre detto, ma c'è anche un'altra cosa. Le aziende non è che non vogliono assumere a contratto. Quanti soldi ci saranno per questo? Le leggi di bilancio si scrivono in Parlamento, si scrivono nelle sedi dei ministeri, non si annunciano televisivamente con i numeri tecnici. Quello che posso dirvi è che noi abbiamo sempre lavorato per aiutare le piccole e medie imprese italiane, soprattutto in una fase in cui sono piene di burocrazia e con tempi della giustizia infiniti. Infatti quello che noi stiamo per fare nei prossimi giorni nel decreto fiscale è cominciare ad abbattere un sacco di modulistiche, scartoffie e bizantinismi all'interno della legge italiana che sta rendendo la vita un inferno ai lavoratori. Per migliorare la qualità della vita degli imprenditori italiani e quindi di coloro che fanno impresa, danno lavoro e si spaccano la schiena ogni giorno, bisogna semplicemente lasciarli in pace. Per lasciarli in pace abbatteremo tantissimo sia la burocrazia legata alle scartoffie che devono fare ogni giorno, sia le lungaggini giudiziari con una riforma del codice di procedura civile e con una riforma del codice degli appalti.